Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento da Palazzo Cesaroni, da qualche settimana non più dal centro video ma dall'aula consiliare per rispettare le misure di distanziamento sociale che riguardano tutti. Oggi sono ospiti, ma in realtà sono anche i padroni di casa in questo luogo, il capogruppo della Lega Stefano Pastorelli. Buongiorno. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca. Buongiorno. Il cronometro è già partito e io parto subito con le domande. Comincio da Stefano Pastorelli, comincio con un argomento che riguarda tutti, quindi i nostri telespettatori o chi ci segue attraverso la rete, e parlo di una proposta che viene proprio dalla Lega. Un piano per i nuclei familiari più fragili è una delle cose che mi sono appuntato, consigliere Pastorelli, perché appunto è rivolta a delle persone che sono in un momento difficile, in questo momento più difficile. Di che cosa si tratta? Che cosa avete intenzione di portare avanti? Beh, in questo momento l'attenzione verso i nuclei familiari più fragili è doverosa, perché nelle difficoltà poi chi aveva già delle situazioni di fragilità ne soffre evidentemente di più. Quindi la grossa attenzione che vogliamo porre alle famiglie in situazioni di fragilità, ripeto, è doverosa. Su questo si è creato un pochino di polemica nei giorni scorsi per stanziamenti, quindi fondo nazionale, fondo regionale, più soldi, meno soldi. Noi abbiamo solamente cercato di innanzitutto mettere più risorse su questo. Evidentemente la Presidente è disposta ad ascoltare le parti sociali per ciò che riguarda questi tipi di finanziamento, e vorrei rassicurare che assolutamente non ci scorderemo di nessuno e ci stiamo assolutamente lavorando. Posso dare un po' di cifre, ci sono degli stanziamenti che, ad esempio, noi abbiamo 300.000 euro per la domiciliarità, no? In questo momento di crisi abbiamo stanziato 2.900.000 per l'acquisto di beni di prima necessità, sempre per il periodo di crisi, andando ad intaccare proprio gli interessi di questi nuclei in situazioni di fragilità. Quindi l'attenzione c'è. C'è da migliorare? Magari sì, sicuramente sì, però tutto si può dire meno che non siamo attenti a questi temi. De Luca, l'emergenza ha cambiato tutte le situazioni, gli investimenti da fare, le risorse da usare, come usarle, a chi dare la priorità. Ecco, in questo momento la Regione è sulla buona strada, ci sono cose da fare che sono state lasciate indietro, dimenticate. Su che cosa punterebbe il Movimento 5 Stelle? Ma se parliamo del tema sanitario, in primo luogo ho avuto modo nelle scorse settimane di fare anche una conferenza stampa su questo tema. È oggettivo, è chiaro che noi ci troviamo di fronte a un'Umbria a due velocità. Mentre le strutture sanitarie, seppur con estrema difficoltà dell'Umbria settentrionale, hanno iniziato a riorganizzarsi e sono riuscite pian piano a far ripartire le attività, l'Umbria meridionale è rimasta completamente al palo. Ma questo è un problema oggettivo, che strutturale, che si è acuito in una fase di emergenza che indubbiamente ha messo in risalto quelle che erano problematiche preesistenti. È chiaro che se non c'è in primo luogo un'integrazione fra l'ospedale di Terni e le realtà territoriali che lo circondano, l'esempio del sovraccarico che c'è stato lasciando al palo gli ospedali di Narni Amelia, la situazione dell'ospedale di Orvieto, ma anche le altre realtà dell'ASL 2 come l'ospedale di Spoleto, sono un nodo cruciale. Io colgo l'occasione per parlare della proposta che si sta ventilando di un'ASL unica e di un'azienda ospedaliera unica. Io credo che sia l'errore più grande che possa fare questa regione, in quanto si continua a perpetrare
l'errore di una sovrapposizione di funzioni senza creare una aggregazione invece fra l'ospedale e le altre specialità, quindi senza andare poi oltretutto a sovrapporsi Fraterni e Perugia, ma creando una differenziazione funzionale sulle tematiche, ma non si crea un'integrazione fra il territorio e gli ospedali centrali. Questo è il problema strutturale che va affrontato senza pensare a fare diciamo delle aggregazioni, dei mostri che poi nel corso di questi anni abbiamo visto non portano a nulla. Vorrei parlare ad esempio del caso di Umbria Mobilità, è chiaro. Resto in territorio sanitario. In questi giorni molto si parla, molto si dice, molto si è scritto su tutti i giornali, non solo quelli locali, per la decisione della Giunta di portare l'interruzione della gravidanza, quindi l'assunzione della pillola, all'interno degli ospedali. Una scelta che la Giunta ha rivendicato come dettata da esigenze importanti. Pastorelli, ovviamente la Lega è artefice di questo provvedimento, in che cosa consiste? Perché ha creato proprio una serie di un dibattito, uno scontro dove ci sono tanti convinti per il sì e tanti convinti per il no. Beh, questo è un tema evidentemente che divide, ma noi della Lega siamo in qualche modo convinti di quello che la Presidente ha fatto e di quello che la Presidente della Giunta sta facendo in questo momento. Quindi non c'è stato altro che riportare la delibera in un ambito nazionale. Perché? Perché era stata interpretata negli anni dall'allora maggioranza, anch'essa spaccata su questo tema, quindi era stata riportata in un ambito restrittivo regionale, dove in qualche modo veniva permesso e concesso di poter effettuare, chiamiamola così, questa pratica, purtroppo è anche un termine brutto dire così, in ambito domiciliare e magari in day hospital. Evidentemente noi riteniamo che un tema come l'interruzione di gravidanza sia un tema talmente particolarmente sentito dalle donne, perché poi non possiamo fare solo gli spot. E su questo la sinistra è stata molto brava negli anni, no? Sempre difesa delle donne, poi devi scendere sul campo evidentemente e dimostrarlo con i fatti. Ecco, quindi riportando l'interruzione di gravidanza in fase di ricovero ospedaliero, questo può permettere anche alla donna, che ripeto, sicuramente vive una fase che la segnerà dal punto di vista psicologico per tutta la vita, di essere supportata al meglio dal punto di vista sanitario e magari anche psicologico. Quindi la direzione è quella della tutela della donna. Poi evidentemente, come ha detto lei, la spaccatura c'è stata, ma assolutamente non all'interno della Lega. Noi siamo decisi e convinti di quello che stiamo facendo su questo tema. Una posizione chiara, dicevo, che divide. De Luca, lei come la pensa su questo argomento? Ovviamente in maniera diametralmente opposta rispetto a Stefano, partendo da un presupposto. Come c'è stata un'intervista poche ore fa su una radio nazionale alla Presidente De Sei ed è emerso chiaramente come per l'ennesima volta non c'è il coraggio di dire la reale motivazione per cui si fanno determinate scelte. È scientificamente provato. Ci sono pronunciamenti dei comitati scientifici che attestano come in realtà la modalità domiciliare abbia permesso nel corso di questi anni di avere soltanto benefici invece che danni. Non esistono dati a supporto della delibera che vanno invece a dimostrare come questa scelta sia motivata su una base reale di problematiche riscontrate sul territorio, e ci si nasconde dietro la tutela delle donne quando in realtà si va a creare sostanzialmente un danno, in particolar modo per quello che riguarda le scelte che devono essere garantite all'interno di contesti familiari problematici, un contesto familiare problematico dove spesso la donna vive questo tipo di situazione in un momento in cui dovrebbe avere tutta la privacy e tutta la discrezione possibile. Io credo che questa sia una scelta invece ideologica, a tratti teocratica,
e non trovo alcun tipo di differenza fra quello che accade, fra questa modalità e quella che avviene in teocrazie islamiche come quella ad esempio dell'Iran. Io proprio lo dico chiaramente, dal momento in cui si fanno delle valutazioni morali che entrano all'interno della sfera privata, dal momento in cui c'è una legge, piaccia o no, che garantisce questo diritto, questo tipo di modalità vanno solo ed esclusivamente a ostacolare la libertà di scelta, a creare invece, a voler semplicemente creare un ostacolo che debba causare sofferenza in questo tipo di situazione per quanto riguarda le donne. Questo è quello che io penso legittimamente è la posizione nostra in regione. Beh, questa trasmissione serve anche per far emergere quelle che sono le differenze e luogo di confronto tra le forze politiche, quindi giusto che da una parte e dall'altra si rivendichi appunto la giustezza delle proprie scelte. Io faccio un'altra domanda a entrambi su un tema sul quale vi siete scontrati, quindi lo provoco questo confronto perché voglio parlare della famosa questione ormai dei test pungidito, credo di non sbagliare, che sono stati adottati in Umbria in piena emergenza, sulla quale il comitato di controllo che è presieduto da lei, De Luca, ha richiesto un'audizione e su questa audizione c'è stata un po' di bufera. Allora, che cosa è successo? Cosa pensa lei dei test pungidito? Poi chiederò la stessa cosa al capogruppo della Lega per cercare di rendere più chiara anche questa situazione. Anche in questo caso sono state fatte delle scelte, è stato fatto un provvedimento di affidamento tramite una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, avvalendosi di una deroga normativa in virtù di una fornitura esclusiva, ovvero della presenza di un solo fornitore all'interno del territorio nazionale per una determinata tipologia di prodotto. Quello che è stato chiesto e che è stato posto sul tavolo in maniera puntuale è stato chiedere le motivazioni, i dettagli per cui queste scelte sono state fatte. Di fronte a queste domande noi abbiamo avuto delle legittime richieste d'accesso agli atti che per legge l'articolo 328 del codice penale stabilisce debbano essere risposte entro 30 giorni, ci siamo trovati invece ormai da mesi senza avere alcun tipo di risposta. Per quanto riguarda invece l'aspetto del comitato, in questo momento stiamo lavorando per una convocazione la prossima settimana e stiamo cercando di riconciliare e ricucire la possibilità di poter arrivare a una seduta in cui ci sia un momento di confronto e di chiarimento e che vengano forniti contestualmente quelli che sono gli atti richiesti ormai da mesi. Quindi si riesca a fare la massima chiarezza, a mettere sul tavolo quello che sono le motivazioni per cui sono state fatte queste scelte, rispondendo senza alcun tipo di problema a quello che sono la trasparenza doverosa che un'amministrazione deve porre in essere su quando fa delle scelte. Diritto di replica per il capogruppo della Lega, anche perché la Lega è stata messa in croce anche da una nota trasmissione televisiva che su questo tema appunto dell'acquisto dei test ha costruito una vicenda sulla quale molti aspetti non sono stati chiariti dalla trasmissione e questa è anche un'occasione per lei di rispondere su questo argomento e sulle questioni che ha sollevato De Luca. Quindi dall'Iran torniamo in Umbria, va benissimo, quindi è già un passo avanti questo. Poi, detto questo, a parte le battute, io capisco le difficoltà dell'amico consigliere De Luca quando parla di certi temi avendo dei compagni di viaggio accanto a lui che negli anni ne hanno combinate di cotte e di crude, quindi questa cultura del sospetto purtroppo ce l'hanno e va bene, però al di là di tutto, ecco, l'affidamento diretto e no bando. Dobbiamo ricordare, e gli umbri lo sanno,
che eravamo innanzitutto in emergenza, e quando si è in emergenza bisogna correre tutti per dare risposte, per proteggere la popolazione, per far sì che mettere in campo tutte le azioni possibili. Quindi in momenti di emergenza non possiamo fare tanta filosofia, ma dobbiamo arrivare al punto. Punto, tra l'altro, che poi è stato ben noto a tutti con i risultati che abbiamo avuto qui in Umbria, no? Per la gestione del Covid, sono sotto gli occhi di tutti, e quindi a onor di smentita, no? Abbiamo dei dati. Detto questo, la Presidente e i direttori sono oramai, penso, ricordo al consigliere De Luca, da più di una settimana a disposizione per un'audizione, quindi magari Presidente De Luca, Presidente del Comitato, lei al prossimo Comitato farà la richiesta di audizione, così avrà tutte le risposte che poi hanno avuto gli Umbri alla conferenza stampa che c'è stata della Presidente della Giunta 3 giorni fa, mi sa, dove hanno ricostruito tutte le vicissitudini e tutto ciò che veniva riportato purtroppo in maniera artefatta da una trasmissione Report che, mi suscita un pochino di fastidio quando parliamo di una televisione pubblica che affronta temi importanti, e viva Dio anche, no, di sapere magari entrare nel merito delle questioni, poi però mi aspetterei anche che qualcuno domandi qualcosa anche a chi è all'interno della maggioranza e non solamente al capogruppo del maggior partito di opposizione in Umbria. Ecco. E quindi da qui ci possiamo dare delle risposte ognuno autonomamente, però siamo totalmente a disposizione perché non c'è nulla da nascondere, tutto chiaramente limpido. La Presidente Tesei, del resto, come lei ricordava, ha fatto una conferenza stampa in cui ha spiegato nei dettagli i vari passaggi avvenuti nell'epoca, ricordo, della massima emergenza, cioè all'inizio praticamente del lockdown, quando c'era una situazione di una gravità che nemmeno si comprendeva. Lei ieri in aula ha chiesto all'assessore alla sanità che tipo di provvedimenti prenderà la Regione verso i dipendenti pubblici coinvolti nella cosiddetta sanitopoli della passata legislatura. Ecco, per chi non ha avuto modo di assistere a questi lavori, che cosa emerge, che cosa si fa da questo punto di vista, fermo restando che c'è un processo in corso, quindi ci sono i tribunali che stanno vedendo la situazione. Assolutamente, la politica non deve sostituirsi ai tribunali, non deve sostituirsi a chi fa applicare la legge, ma evidentemente chi fa politica ed è stato eletto ed è qui in quest'Aula, certe questioni poi le deve sollevare, perché i cittadini si domandano, i lavoratori all'interno delle strutture sanitarie si domandano, e quindi è giusto dare risposte. Ma penso che su questo saremo pienamente d'accordo con il consigliere De Luca, perché la questione sanitopoli, come tutti possiamo ricordare, è stata sollevata dall'allora gruppo consiliare del 5 Stelle qui in Regione, e quindi almeno su questo penso, Thomas, andremo sicuramente d'accordo. È giusto sapere quali sono i provvedimenti disciplinari in atto per dare delle risposte, perché gli Umbri lo chiedono, i lavoratori chiedono, quindi un metro di giustizia ci deve essere, chi ha sbagliato deve pagare. Non può passare il messaggio che chi ha sbagliato va bene, non lo fare più. No, assolutamente no. Evidentemente, se gli Umbri il 27 ottobre hanno dato una percentuale importante alla Lega, si aspettano che la Lega faccia la Lega e faccia ciò che in campagna elettorale assieme a Matteo Salvini abbiamo detto agli Umbri, ovvero massima trasparenza, cerchiamo di portare fuori tutta la verità. Chiaro, Movimento 5 Stelle era sollevata questa questione con gli allora consiglieri Liberati e Carbonari, cioè hanno praticamente acceso la miccia di quello che è diventato poi questo processo sanitopoli. No, infatti ho avuto modo di dire come battuta a Stefano proprio ieri, dico, abbiamo dovuto pungolarli a lungo sulla questione dei test per farli svegliare sulla questione di concorsopoli, e io mi trovo perfettamente d'accordo sulla verifica puntuale di quello che sono atti dovuti da parte
della regione a tutela non solo della dignità delle istituzioni, ma a tutela anche di un principio di legalità di base. E faccio un piccolo inciso sulla questione precedente. È normale in una situazione di emergenza il tema di un'attività di verifica e di screening è necessario. Infatti nessuno ha messo in discussione l'acquisto di test sierologici. Quello che è stato messo in discussione è stato l'acquisto dopo un risultato del 50% errato con un falso positivo. Stessa identica cosa sulla fornitura in affidamento diretto, anche se c'è una situazione di emergenza, non si possono, ci sono comunque delle leggi e delle regole e se è stata fatta o una fornitura in esclusiva oppure sono state consultate 7 aziende, così come detto dal direttore Notessi, e se sono state consultate 7 aziende non c'è la fornitura esclusiva, quindi di una o l'altra. Sul tema di Concorsopoli credo che appunto la modalità con cui io interpreto l'opposizione è una modalità in cui si chiede conto al potere e credo che sia la metodologia giusta anche per mantenere sana una maggioranza e mantenere sano il governo di una regione, riuscire a fargli capire che qualunque cosa faccia c'è una forza di opposizione sana, chiara, che mette e che controlla e che sorveglia e che sistematicamente pungola governo di una regione per fare meglio. Questo credo che sia la base di una democrazia ed ecco perché le domande non devono mettere paura. Io sono pronto a qualsiasi querela, l'ho detto, perché ho la massima tranquillità e la massima serenità su quello che ho fatto, sulle domande che pongo, e credo che il mandato di un consigliere di minoranza sia quello di porre domande anche scomode, che riescono però a far crescere la politica all'interno di una regione. Avrà le sue risposte, come ha annunciato il capogruppo della Lega, perché c'è chi risponderà alle sue domande. Cambio argomento, siamo a meno di 6 minuti di tempo ancora rimasti, allora vi chiedo risposte più brevi su lavoro innanzitutto. Ieri dentro quest'aula c'erano i lavoratori della Treofan, prima ancora la preoccupazione per l'AST. Fuori da quest'aula, in piazza, c'erano i lavoratori delle cooperative sociali che chiedono anche loro di ripartire, che sono travolti da questa crisi, Pastorelli. Da dove si comincia su questo campo? Si comincia innanzitutto dall'ascolto, poi nella condivisione dei problemi tra maggioranza e opposizione, e penso che ieri abbiamo dimostrato anche questo, finalmente, di essere uniti almeno su questi temi importanti. Come ha ricordato lei, ieri c'erano presenti i lavoratori della Treofan, nel settore chimico. Io vengo da quel settore, dal mio lavoro di 30 anni, conosco le problematiche e conosco anche che comunque sono un'eccellenza, quindi le eccellenze in Umbria dobbiamo mantenerle, i lavoratori vanno tutelati, dobbiamo essere uniti su questi temi, stiamo andando in questa direzione, poi ognuno faccia la sua parte, quindi il governo regionale, da noi rappresentato, farà sicuramente la propria parte, e come ho spiegato ai consiglieri di minoranza, che sono purtroppo, ahimè, maggioranza del governo nazionale, di pungolare il loro governo per dare risposte. Lavoro, grandissimo problema, De Luca, è sollevato proprio dai lavoratori. Io credo che bisogna porre al centro della discussione una visione nuova dell'economia della regione in questa fase di ripartenza. Sono cambiate tante cose durante questo lockdown, che ci hanno dimostrato come il mondo in pochi mesi sia radicalmente si basi su nuove dinamiche sociali. Abbiamo visto il telelavoro, abbiamo visto le varie possibilità che sono state poste in essere dalle tecnologie, ma abbiamo visto anche tutti i limiti della globalizzazione e tutti i limiti di una mancanza di produzioni strategiche all'interno del nostro territorio e di come queste debbano essere tutelate. Quindi è chiaro che sul livello nazionale non ci stiamo assolutamente tirando indietro di fronte a questa sfida, e stiamo anzi rilanciando la discussione verso il futuro di questo paese. Il presidente Conte lo sta facendo in maniera sistematica ormai da settimane. All'interno di questa regione bisogna iniziare a discutere su qual è il futuro dell'industria. Io vengo
diciamo, dalla città industriale per eccellenza, ma sul futuro dell'artigianato, sul futuro del turismo. Stefano è di Assisi, quindi sicuramente sa che cosa significa un'economia basata sul turismo, quindi c'è bisogno di ridiscutere le fondamenta dell'economia della nostra regione. Scampoli di tempo rimasti, un ultimo argomento volevo toccare, quello della sicurezza, tema caro alla Lega ma che non sfugge anche ai pentastellati. Nonostante l'emergenza c'è chi se ne è fregato nella maniera più assoluta. A Perugia la movida, le risse di notte, due violenze sessuali nei confronti di ragazzine minorenni. Dicevo, tema forte della Lega. La Lega, riassumo in due parole, ha messo delle cose in avanti: la mozione per il posto di polizia nella stazione di Fontivegge, videosorveglianza sugli asili, centri per anziani. Insomma, state entrando in quello che è uno dei vostri cavalli di battaglia, no? Assolutamente sì, noi vogliamo passare dalle parole ai fatti concreti, quindi non solo spot, no? Campagna elettorale, ma evidentemente c'è un programma e ci sono delle parole spese con i cittadini alle quali bisogna dare un seguito. È quello che stiamo facendo. Ovviamente tra mille difficoltà, perché poi lì ti scontri con i cavilli burocratici, no? E quant'altro, però ad esempio qui a Perugia noi come Lega abbiamo voluto dare un segnale concreto aprendo proprio la nostra sede, quindi la sede della Lega a Fontivegge. No, è un piccolo segnale, di vicinanza ai cittadini, e questo è un tema caldo, è un tema sul quale, e auspico anche che il collega De Luca sia in accordo. Più cose si aprono su quella zona, è meglio perché effettivamente serve proprio la presenza umana, perché è la presenza che poi può anche allontanare questo tipo di problematiche che hanno origini, no, molto complesse, molto lontane. Dal mio punto di vista non si può prescindere, uno, da creare un contesto favorevole alla crescita di attività economiche, di vitalità sociale e di comunità, perché i vuoti si riempono sempre, e quando la cittadinanza, la presenza dello Stato arretra, è chiaro che viene riempito dalla criminalità organizzata. E proprio su questa alta concezione dello Stato credo si debba basare la politica in materia di sicurezza. Cioè, noi non possiamo prescindere dal potenziamento del lavoro delle forze dell'ordine sul territorio, non possiamo prescindere da quello che è l'attività, ripeto, della presenza fisica e materiale dello Stato. Quindi su questo magari cioè una diversità di vedute sulla possibilità, diciamo, di utilizzare determinati strumenti, perché non possono essere un surrogato alle forze di polizia. Il tempo è scaduto, ringrazio Stefano Pastorelli, capogruppo della Lega. Grazie. Thomas De Luca. Grazie. Per il Movimento 5 Stelle, e tutti voi che ci avete seguito, appuntamento alla prossima settimana.